Ho trovato un lavoro oggi al Jackson Journal. Diventerò una vera scrittrice. Oh cielo, credo proprio di sì. Brava, scrivi il mio necrologio. Charlotte Phelan, deceduta. Sua figlia, ancora Cinella. Sono tutte qui e non hai apparecchiato. Ehi, hai fatto una macchia. Signore mio, perdonami, ma quella io l'ammazzo. Sai anche tu che in ogni casa di bianchi ci vorrebbe un bagno fuori per i domestici. Forse è per te che andrebbe fatto un bagno fuori, Ellie. Scriverei di cose che mi disturbano. L'ascolto. Mi è cresciuta una donna di colore. Ho visto quanto possa essere semplice e complesso. Mi è cresciuta, mamma. Non dire sciocchezze. Farei conoscere il punto di vista delle cameriere. Un libro così nessuno l'ha mai scritto. C'è una ragione. Queste donne crescono i bambini bianchi, ma in casa non possono neanche usare il bagno. Lily, sei lì dentro? Tu sei licenziata! È meglio se scrivo io le mie storie e poi gliele leggo. D'accordo, ci sono io. Devo fare pure le domande ora. Oh. Da bambina sapevi che avresti fatto la cameriera? Lo sapevo, sì. Sogni mai di essere qualcos'altro? La aiuto anch'io. La aiutiamo tutti. Dico, ma sei impazzita? No, ma è impazzire a lei. Ora siamo fritte. Sarà uno scandalo. Lei è una donna malvagia. Da noi le cose vanno bene. Perché sollevare problemi? Perché i problemi ci sono. Siete tirata dentro e vado fino in fondo. Così era di buon umore. Il coraggio a volte salta una generazione. Grazie per averlo riportato in famiglia.